Stefano Benni, Bar Sport 2000, edizione Feltrinelli, i narratori, 1999. Di tutte le creature mai entrate in un bar, Luigi, l'uomo invisibile al barista, è forse la più sfortunata. Il suo destino merita la nostra compassione e solidarietà. L'uomo invisibile al barista, apparentemente visibile, entra nel bar all'ora di punta, fa lo scontrino e si mette in fila dietro a coloro che hanno già guadagnato il bancone. La sua postura classica è quella a ballerino di flamenco, detta anche «io lo so, signora maestra», vale a dire col braccio alzato che ostenta lo scontrino, oppure può usare la posizione struzzo, infilando da dietro un braccio tra due cappotti e contemporaneamente cercando di posare lo scontrino sul bancone. Nel tentativo di essere notato e servito, lui B emette dei piccoli sibili da crotalo o rumorini quali schiocchi di labbra e timidi scusi accompagnati dal refren «un caffè, per favore!». Ma per quanti sforzi faccia, nessun barista lo vede né lo ascolta. E questa è la sua maledizione. Il barista dà retta a tutti meno che a lui. Serve alla sua destra e alla sua sinistra, sorride, scherza con gli altri clienti. Le masse entrano ed escono e l'uomo invisibile è sempre lì, col suo scontrino stropicciato in mano che emette suoni sempre più scomposti e grida rauche. Quando riesce ad aggrapparsi al bancone, la situazione sembrerebbe risolta. Con un sospiro di sollievo, sventolando lo scontrino e guardando il barista negli occhi, dice con un filo di voce «un caffè, per favore!». Ma tutto è vano. Il barista aggrotta la fronte e risponde bruscamente «un momento, non vede che sto servendo la signora?». Dal nulla, infatti, si è materializzata una vecchiaccia impellicciata che guarda con odio l'uomo invisibile che, secondo lui, le è passato davanti. Non serve a lui B scusarsi. Dovrà andarsene, vergognandosi, perché tale è il suo immutabile destino. Ho visto uomini invisibili sdraiarsi sul bancone e i baristi servire aperitivi sul loro corpo. Li ho visti languire ore e ore in fila senza un lamento. Li ho visti entrare nel bar con un oboe e lanciare suoni struggenti nell'indifferenza generale. Li ho visti spogliarsi, ballare nudi il tip-tap. Li ho visti scavalcati nella fila da bambini di 3 anni. Li ho visti, esasperati, rubare il caffè di un altro e venire picchiati. Li ho visti ottenere finalmente il loro caffè per vederselo bere da un cieco sbucato dal nulla. Ma ciò che veramente fa soffrire lui B, dandogli la certezza dell'ingiustizia cosmica, è l'apparizione dell'UCV, uomo col vocione. Mentre l'uomo invisibile è lì da ore che regge lo scontrino mentre tutti lo urtano e lo scavalcano, infastiditi, e il barista come sempre lo ignora, ecco entrare l'uomo col vocione, il quale, senza nemmeno guardare il bancone, tuona «un caffè, per favore!». E tutti si voltano, perché c'è nella sua voce un timbro, una possanza, un'autorità che non può passare inosservata. Quella è la voce di chi non può aspettare, di chi dirige aziende, eserciti, e risuona nell'aria imperiosa, ineludibile, irrimandabile. «Pronto il caffè, signore!», dice il barista sorridente, e in pochi secondi fa apparire piattino, tazza e zucchero. A differenza di lui, B, che è sempre perlomeno a 3 metri dalla zuccheriera, l'UCV ottiene sempre, magicamente, la vicinanza del prezioso oggetto cromato. E non ha nemmeno bisogno di passare alla cassa. L'uomo col vocione fa sempre lo scontrino dopo aver bevuto il caffè, perché c'è qualcosa nel suo aspetto che ispira fiducia a ogni barista. Inoltre, l'UCV lascia il suo scontrino immancabilmente vicino a quello dell'UIB, di modo che il barista possa ritirarli tutti e due insieme e stracciarli, mettendo l'UIB in ulteriori difficoltà. Non proseguirò nell'elenco di tante sfortune. Se appartenete alla categoria degli uomini invisibili, posso darvi alcuni consigli su come guarire dal vostro destino. Fatevi il caffè a casa. Oppure diventate barista. Oppure, se siete un uomo invisibile, sposate una donna col vocione. Se siete una donna invisibile, sposate un uomo col vocione. Avrete figli UIBUCV,
che otterranno una media attenzione e la zuccheriera a una distanza passabile. Spero che vi sia piaciuto.